Chiesa e soprattutto riusciti a superare tutti gli ostacoli che avete trovato per la strada, un sacco di tentazioni, dalla stazione, venendo su i via Gabriele di Piol, la regite su alla Torre Campanari. Comunque vedo che siete intervenuti in parecchi e questo ci fa indubbiamente piacere, forse qualcuno si aggiungerà ancora per me piacere. Siamo arrivati al quarto evento che fa parte della rassegna musicale Scorsi Musicali, una rassegna che è stata promossa lo scorso anno, per iniziare nel 2015 con due eventi, una rassegna molto interessante che vede noi come la radiofonica attore principale, ovvio perché si tratta di una rassegna corale, ma che non potrebbe aver avuto seguito se non fosse per la preziosa collaborazione con l'amministrazione comunale, dell'assessore alla cultura, in modo particolare il signor Versi, che ha dato addirittura di chiare, insomma, di dove saremmo andati a seguirci. Quindi questa è una prova di grande fiducia e ci auguriamo di non averla così smentita. Altri due appuntamenti nel corso del 2016, oltre a questo, a maggio e giugno, dico bene? Sì, nel maggio e giugno, e poi ci saranno sicuramente altre occasioni in cui poterci incontrare anche al di fuori da questo contesto. La Corale Polifonica Castello è una realtà della città di Rivoli, è nata a Rivoli, proprio a un centinaio di metri di qui al Castello, 30 anni fa che abbiamo festeggiato lo scorso novembre, vive a Rivoli e ci auguriamo di poter andare avanti naturalmente altrettanti anni, se non di più. Il concerto di questa sera è una musica un po' strana quella che andremo a presentare, non è delle più immediate, quelle che entrano subito dentro e fanno piacere e portano pace alla nostra estremità dentro di noi. È un commento musicale alla Via Crucis appunto, di Franz Liszt. È un brano in chiave moderna che anche oggi potremmo stentare a capire, non è proprio così, non è che fluisce tranquillamente. E allora io ho preparato, per questa, prima dell'ascolto di questo, ho preparato, come vedete, questo dossier che adesso vi leggerò. Non tutto, stai tranquillo. Sono alcune note che cercano di far entrare proprio nel contesto di quello che voi ascolterete, per darvi anche un significato maggiore a quello che eseguirete. L'esecuzione durerà una ventina di minuti, 40 minuti mi pare, le spiegazioni sono molto più lunghe naturalmente. Nato nel 1811 e vissuto fino al 1886, Liszt si colloca in un periodo di profonde trasformazioni in Europa. Il 1848 in particolare è l'anno delle grandi rivoluzioni in Francia, in Ungheria, in Italia, dove porteranno poi l'unificazione del 1861. Sono gli anni di Cavour, Garibaldi, Mazzini e per restare in campo musicale Verdi, Rossini, Paganini, Brahms, Beethoven. Sono anni di sconvolgimento anche in campo musicale. È il periodo del romanticismo e questo, tra l'altro, significa indipendenza da quelli che sino ad allora erano stati i principali committenti di musica, la Chiesa e le corti. Il compositore diventa un libero professionista, libero anche di esprimere i propri sentimenti fuori dai vincoli imposti dal precedente classicismo. Franz Liszt inizia precocemente lo studio del pianoforte, del quale diventerà in breve tempo un indiscusso virtuoso. I concerti in giro per il mondo lo porteranno inevitabilmente ad incontrare i più famosi musicisti dell'epoca, e tra questi Schumann e Wagner, che lo poi involgeranno nel progetto di una musica per il futuro. Ma la straordinaria creatività di Liszt non si esprime solo attraverso l'attività concertistica, bensì
con la creazione di moltissime opere musicali di cui spesso il pianoforte è l'interprete principale. L'ultima parte di una vita vissuta intensamente sia sotto l'aspetto artistico che sentimentale, in Liszt si manifesta un forte impulso religioso che lo porterà nel 1865 in Vaticano per ricevere la tonsura e gli ordini di noi. Sono di questo periodo le sue maggiori composizioni religiose, tra queste la Via Crucis, opera a cui si dedicò dal 1873 al 1879. Un'opera forse prematura per i suoi tempi, la cui pubblicazione proprio per questo motivo venne rifiutata dal suo editore abituale e riscoperta fu eseguita per la prima volta solo molti anni dopo, nel 1929 a Budapest, circa 50 anni dopo la sua morte. La stesura fu concepita per coro ed organo, oppure pianoforte, con testi cantati originariamente in francese e successivamente in latino e tedesco. Il linguaggio è estremamente semplice ed incisivo, che richiama la povertà francescana, e si alterna tra motivi gregoriani, citazioni corali bacchiane, corali luterani, oltre ad episodi assolutamente personali e di grande momento. Un ascolto infine adatto a tutti, i credenti che potranno ripercorrere ogni istante di una vicenda che rappresenta il momento più significativo della liturgia umana, e i non credenti, chiamati a meditare sulla sofferenza che la cronaca quotidianamente ci propone, o peggio, ci piace. Io volevo ancora, ho finito, non ho altre pagine, sono sole, non sto niente. Volevo ancora darvi qualche brevissimo flash, giusto perché riusciamo ad entrare meglio nell'atmosfera. La Via Crucis si articola nelle 14 classiche stazioni, preceduta da un'introduzione rappresentata dalla Vexilla Regis e Crux Ave, questi due brani. Dopodiché partono le 14 stazioni. Sono stazioni molto brevi, ripeto, in una quarantina di minuti dovremmo cavarcela. È una musica estremamente espressiva. Non c'è nessuna nota di questo spartito che non abbia un profondissimo significato rispetto all'evento che sta narrando. La stazione terza, la settima, la nona, che sono quelle in corrispondenza della caduta di Gesù, ascolterete quindi il narratore rappresentato dalle voci maschili che acclamano Jesus cadit, una pausa di musica per lasciare cadere il discorso, e su questo poi riprende invece la dolcissima musica delle pie donne che accompagnano la Santa Madre ad intonare lo Stato di Madre, e questo lo riprende per tre volte anche su tonalità differenti. Un altro momento molto significativo è la crocifissione, in cui ci sono le note basse del pianoforte che rimarcheranno, ricorderanno il rumore del martello sui chiodi e in sovrapposizione la folla inferocita che vorrebbe addirittura snellire, fare più in fretta con questa pratica da risolvere subito, che grida nonostante tutto crocifisso. La nostra pianista Sabrina Lufresi. Thank you.
Mozart, quando nel 1791, 5 mesi prima di morire, il 17 e 18 luglio, scrive, compone l'aria del Corpus. Thank you.
Rappresentanti il nostro comune, ciò ci fa veramente orgoglioso.